risultato sicuramente molto bello e bisogna goderne come di solito cerchiamo di fare quando riusciamo a portare a casa i tre punti, magari anche con un risultato rotondo, perché comunque soltanto la curva, senza togliere tutto il resto dello stadio, che sono stati tutti vicinissimi, penso che meritassero anche di gioire qualche volta in più, e quindi molto bene questo. È una partita complicata, come sapevamo, e quindi quando poi gioisci alla fine è una cosa positiva che devi prendere come buona, anche se poi la partita in sé è stata fatta di fasi diverse, dove non in tutte siamo stati all'altezza di quello che probabilmente serviva, però alla fine insomma siamo contenti così. Un risultato rinfrancante, mister, no? Ma noi sinceramente non eravamo... rinfrancante, ma noi non eravamo particolarmente giù di morale. Abbiamo fatto una partita, come tutti hanno visto, anomala in quel di Lucca, e dovevamo tornare a quella che era una normalità nostra, e che in casa chiaramente riusciamo a trovare di più, perché comunque il campo è un campo che permette di giocare, che permette di muovere palla. E secondo me oggi per un'ora noi abbiamo cercato di fare quello che si doveva fare, fino al gol. E poi, se andiamo a vedere la partita, le fasi della partita, il primo tempo secondo me è stato molto simile a quello che mi aspettavo. Bisognava trovare poi il colpo all'interno del primo tempo. Marietta è stato bravo nella situazione, intanto un paio di volte non si è riusciti a fare gol per poco. Però era una squadra fastidiosa, perché comunque negli spazi, soprattutto sulla palla lunga, avevano fisicità davanti e bisognava non sbagliare niente sul primo intervento per comunque non rischiare. Perché comunque se sbagliavi qualcosa nel primo intervento, poi loro lì potevano darti un po' fastidio. Però obiettivamente il primo tempo è stato gestito con grande personalità e con pochissima possibilità di trovare spazi in una squadra che era molto compatta al limite dell'area, e ti ha dato quelle situazioni, magari quelle palle tagliate dentro per vano, quei due o tre traversoni che abbiamo provato a fare da sinistra e da destra. Però bisognava avere pazienza, è una partita da pazienza, e secondo me l'abbiamo capito, l'abbiamo visto molto tranquilli a fine primo tempo, come era giusto che fosse, e inizio secondo tempo ancora meglio nel primo tempo, anche perché era difficile per loro tenere quel tipo di ritmo difensivo, perché erano speso tantissimo, e abbiamo trovato due o tre giocate subito secondo tempo, e fino al gol secondo me siamo stati quello che dovevamo essere, ecco. E successivamente al gol secondo me non abbiamo fatto bene, perché dovevamo gestire palla di più e non di meno, e se c'era quell'aggressività ritrovata da parte loro col cambio di sistema, bisognava attaccare la profondità in una maniera diversa, cosa che abbiamo fatto solo dopo che abbiamo fatto i cambi e abbiamo avuto un po' più di freschezza. E obiettivamente c'è stata una fase un po', come si può dire, complicata in quel centro del secondo tempo lì, perché da un lato venivamo da un primo tempo dove alcuni giocatori avevano fatto molto bene e obiettivamente sembrava stessero anche bene, poi si è calati un po' tutto di colpo in due o tre individualità, e questa cosa qua in quel momento lì, cioè dopo la mezz'ora del secondo tempo, si è rischiato anche di subire il pareggio. Poi questo non voleva dire che la partita finiva in pareggio, però è stato un momento delicato che secondo me dovevamo gestire meglio. Poi dopo i cambi obiettivamente abbiamo ritrovato campo, e secondo me il risultato è anche ingiusto nei confronti di Alessandro, perché Alessandro ha fatto una partita secondo me molto onesta e molto di intensità, però è una partita che alla fine dovevi vincere e hai vinto. Il mercoledì si torna già in campo per la Coppa contro l'Ancona. Mercoledì si torna in campo, è un'occasione questa qui, è di una partita alla quale teniamo, ed è un'occasione perché comunque sicuramente qualche giocatore che oggi o nelle ultime partite ho visto meno avrà possibilità di giocare, ovviamente non posso farlo su tutti perché siamo in tanti e tutti meritano, però ci sono dei giocatori che secondo me hanno in questo momento qua bisogno proprio di una partita, e secondo me questa qui è una partita che casca da questo punto di vista a pennello per cercare di tenere il gruppo più sul pezzo possibile, perché poi io so benissimo che abbiamo tanti giocatori bravi, tanti giocatori che vorrebbero giocare, e dobbiamo sempre essere molto lucidi nella gestione per far sì che tutti si sentano partecipi di un qualcosa che comunque stanno facendo, e ovviamente alle volte quando si è giovani è difficile avere la pazienza per aspettare sempre il proprio momento. Partita nel primo tempo a mio avviso ha visto il Rimini superiore a noi,
non siamo stati aggressivi come avrei voluto e come avremmo dovuto essere. Migliore l'approccio nel secondo tempo, abbiamo avuto anche 20 minuti discreti, abbiamo avuto anche delle occasioni per pareggiarla e poi la partita non deve finire 3-0, ma per una crescita nostra, perché loro comunque hanno qualità e avevano anche giocatori freschi che potevano metterci in difficoltà sulle ripartenze. Noi dovevamo essere più attenti sulle preventive per non prendere transizioni che come è avvenuto hanno permesso a Rimini di fare il secondo e il terzo gol nel recupero. Le partite a volte sono equilibrate, a volte vanno a ondate, nei momenti in cui noi siamo nella metà campo avversaria dobbiamo cercare di finalizzare e a volte oggi non è successo e quindi il risultato è figlio di queste disattenzioni, ma di una mancanza di aggressività secondo me nel primo tempo, dove ci ha tolto un po' di coraggio. Assolutamente. Assolutamente. Il cambio di... si è fatto male, sperando, visto che immediatamente ne ha fatto segno? Sì, credo fosse una vecchietta, poi ha provato a continuare, poi ha chiesto il cambio. Il cambio di sistema è stato per andare in parità numerica con loro e provare ad avere un'aggressività differente, perché a mio avviso non riuscivamo ad essere aggressivi in avanti. Quindi ho provato a mettermi in parità numerica, non so se è stato per questo motivo, però in quei momenti, in quei 20 minuti siamo riusciti a guadagnare campo. Come secondo me questo rappresenta un passo indietro sull'atteggiamento, perché c'è anche l'atteggiamento di gioco? Mi auguro che non sia un passo indietro dovuto a una vittoria, perché allora vuol dire che non abbiamo capito qual è il nostro percorso. Spero che sia un momento del nostro percorso di conoscenza e di consapevolezza. Quindi questo deve essere un riferimento per noi, una partita che ci deve dare il segnale che se molliamo, se pensiamo di gestire, non abbiamo capito qual è la nostra identità e qual è il nostro percorso all'interno del campionato. Luisa, quali sono le ambizioni delle Messane? Sembrava una squadra, almeno la vigilia, dove sei la tua nel senso di alta classifica. Oggi la troviamo insomma in condizioni un po' più... Credo che abbiamo vissuto un'estate differente. Noi abbiamo iniziato, non abbiamo fatto una preparazione, non avevamo una squadra due giorni dall'inizio del campionato, quindi l'ambizione nostra è quella di crescere velocemente e di cercare di salvarci in un campionato che per noi è molto difficile. Il blasone del nome forse vi ha portato a pensare questo? Siamo consapevoli del blasone della storia dell'Alessandria. Al momento noi siamo in un percorso differente rispetto a quello che è stato l'Alessandria negli ultimi anni. Noi siamo molto consapevoli di questo e lo devono essere anche i ragazzi, anche velocemente. Siete andati a parlare da Trento? Sono andato a ringraziare per l'appoggio che ci hanno sostenuto, che ci hanno dato anche oggi. E ovviamente non erano contenti, ma come non lo siamo noi. È stata una partita delicata, perché comunque arrivavamo da una sconfitta a Lucca dove eravamo tutti molto arrabbiati, perché sappiamo il nostro valore e sapevamo di dover portare a casa più punti, quindi vedevamo questa partita come una sorta di rivalsa e quindi sotto il punto di vista mentale è stata una partita molto delicata. È andata molto bene perché un 3-0 fa sempre piacere, oltretutto anche mantenendo la porta inviolata, e abbiamo comunque sofferto, ma siamo riusciti a fare le nostre cose fatte bene, a fare quello che il mister ci chiedeva, quindi siamo molto contenti e spero che sia diciamo un altro punto di partenza per riuscire a fare sempre più punti. Nei vari momenti della partita è stato ancora un po' di paura, no? Con la traversa, con quel palo che forse trema ancora, perché è forte anche. Sì, è stato un bel tiro a giro, oltretutto io avevo la visuale oscurata perché avevo tre miei giocatori se non sbaglio, e addirittura da lì a un certo punto pensavo volesse crossare teso, in realtà ha preso una parabola molto pericolosa e insidiosa perché alta, forte e a scendere. Io ci ho provato, insomma adesso devo rivederla bene per capire
se ci potessi arrivare in caso fosse entrata, ma comunque per fortuna è andata bene, dai. Ogni tanto qualche episodio a favore va bene. E poi è stato un momento di maggiore difficoltà? Sì, diciamo che siamo riusciti a livello difensivo a fare una grande partita, perché anche come è stato con l'Olbia, loro si sono resi pericolosi veramente poche volte. Diciamo nel finale ovviamente loro cercavano di recuperare la partita, è normale, sono momenti e quindi abbiamo sofferto magari leggermente di più. Poi è stato bravo Claudio a farci respirare col secondo gol, e quindi diciamo a livello difensivo penso che abbiamo fatto una grande partita, senza dubbio migliorabile, perché ovviamente dobbiamo cercare di soffrire meno a livello di collettivo, però ci portiamo a casa il clean sheet e siamo veramente contenti. È andata bene, no? Dai, sono contento, e abbiamo portato a casa il risultato, che era la cosa più importante, ci tenevamo, e insomma era una partita, come ci aveva detto il mister in settimana, spartiacque, e l'abbiamo portata dalla nostra, quindi siamo molto soddisfatti, felici, e possiamo anche così lavorare nel modo giusto e serenamente. È un tempo buono, però anche è vero che avete avuto diverse occasioni e non siete riusciti a sbloccarla lì, no? Poi dopo meglio il secondo dal punto di vista proprio della concretezza. Sì, io penso insomma che anche il primo tempo abbiamo espresso un buon gioco, è normale che è sempre difficile sbloccare la partita, poi dopo averla sbloccata si trovano più spazi e si trovano più trame di gioco. Non ci siamo riusciti nel primo tempo, però non sempre è facile farlo, e siamo stati bravi a rimanere nella partita, e negli spogliatoi nell'intervallo ci siamo detti che insomma l'avremmo fatta a sbloccare la partita. Poi dopo abbiamo sofferto un attimino, forse anche la stanchezza, abbiamo avuto un po' di calo fisico, e poi per fortuna insomma l'abbiamo chiuso. Stai dimostrando una grande continuità a livello realizzativo, se prendiamo i 4 gol, vero quello che oggi c'è stata la deviazione, però oggi anche dal punto di vista della qualità, 2 gran gol. Cioè, quindi nel senso, per la nel senso che oltre alla doppietta oggi anche 2 bellissimi gol. Ma sicuramente sono in fiducia, sono sereno, e poi il gol è una conseguenza della prestazione. Cerco sempre, insomma, il mio primo obiettivo è quello di aiutare la squadra. Poi in questo momento stanno venendo anche i gol e sono sicuramente felice di quello. Sono contento per appunto il primo gol con questa maglia tra i professionisti. È stato un gol che avrò fatto forse 2 volte nella mia carriera, quindi è stata diciamo fortuna, è stato bravo Simone, non so se lo darà a me oppure no, però diciamo che è stato bravo a trovarmi lì, che non è il mio solito, dai, trovarmi in aria non riesco, cioè non vado proprio di mia spontanea volontà, perché appunto di testa non è il mio forte, quindi diciamo mi sono trovato lì quasi per caso. Poi sarei stato talmente così veloce, l'azione è bella e l'hai seguita, no? Ti ha trasportato fino a lì. Diciamo di sì, ero anche in fuorigioco all'inizio, poi la palla è tornata dietro a Simone Pasa e poi sono ritornato in gioco, ma diciamo che come ho detto prima mi trovo lì quasi per caso. Se vedi che è il tuo diciamo, pezzo forte, colpo di testa, immagino, quanti più o meno in carriera? Secondo. Ah, il secondo, quindi... Sì. È tutto bene, quello che finisce bene, un 3-0 largo, è anche vero che è stato un momento della partita in cui avete sofferto di più, no? Il ritorno dell'Alessandro con quel fallo colpito, poi dopo alla fine è andato tutto bene, però... Allora hanno cambiato modulo, sono messi 3-4-1-2, sicuramente ci hanno messo un po' in difficoltà, anche se in teoria è un modulo più facile da andare a prendere per noi giocando 4-3, è 1-1, quindi è anche un po' più semplice, però diciamo che dal campo si è visto che eravamo un po' stanchi, secondo me eravamo un po' stanchi sia davanti che in mezzo al campo, e poi una volta cambiato, una volta messe forze fresche, diciamo che la partita l'abbiamo ripresa in mano e l'abbiamo chiusa con Claudio. In casa state trovando un po' il passo dell'anno scorso, no? Almeno vedendo le prestazioni, i risultati, sia con l'Olbia che oggi. Diciamo di sì per i risultati, un po' meno per il gioco, per tanti aspetti, comunque un'altra categoria. Secondo me l'anno scorso avevamo un impatto ancora più forte sulla gara, perché comunque la squadra era
troppo più forte delle altre, e quest'anno, anche se l'Alessandria comunque non è partita benissimo, però è venuta qua, squadra giovane, squadra che corre tanto, squadra che ti può mettere in difficoltà e può mettere in difficoltà con chiunque, perché se guardiamo domenica ha battuto la prima, ha battuto, quindi così scarsi non saranno. Se non sbaglio l'ultimo gol con la Fanculla, la sostituzione, l'anno scorso è stato qualche mese, come valuti questo gol, la reiterazione, anche nel risultato si è visto un po' che poi un po' scaricare? Diciamo di sì. Io purtroppo leggo tante cose sui siti, su, come ti ho detto, mi sa nell'intervista. Purtroppo la gente parla tanto, ma va bene così, è giusto così, questo fa parte del gioco, però fino a un certo punto. E quindi è stata più una liberazione personale, come avete visto, e sono contento del gol, perché comunque ci voleva, aiuta mentalmente, aiuta tante cose, però sono contento per la vittoria della squadra, che comunque siamo lì, siamo attaccati, quindi meglio così.